Buondì e ben ritrovati all'anticipazione di ciò che troverete domani sul Grigione Italiano. Questa settimana siamo in una location un po' particolare, siamo tra gli stand di Expo Alposchiavo che sta ultimando i preparativi prima dell'apertura di questa sera. Expo si protrarrà fino a domenica sera, invitiamo tutti voi a raggiungerci qui dove anche noi saremo presenti e trasmetteremo live ogni sera dalle 20.30 alle 21. Passiamo quindi alle anticipazioni di quelli che saranno i temi che troverete domani sul giornale. Questa settimana apriamo, e non poteva essere altrimenti, con i danni e i disagi causati dal maltempo che ha imperversato per la Valposchiavo durante gli ultimi giorni. In particolare la giornata critica è stata quella, rispettivamente la nottata critica è stata quella tra lunedì e martedì. Negli ultimi giorni alcune bambine delle scuole elementari della Valle di Poschiavo sono state avvicinate da sconosciuti che le hanno invitate a salire nelle loro automobili. La polizia si è immediatamente attivata dopo la denuncia delle ragazzine e sta ancora svolgendo delle indagini. Cronaca locale. La Valposchiavo Calcio spiega i motivi per cui si rende necessaria la ristrutturazione del centro sportivi dei Cortini, che sarà oggetto di votazione comunale a fine mese. Le elezioni dello scorso fine settimana hanno confermato Alessandro Manzoni quale sindaco di Roveredo. Sorprende però la bassa partecipazione all'urna e il numero delle schede nulle. Sport. Fortune alterne per le prime squadre della VPC e dell'Hockey Club Poschiavo. La Valposchiavo Calcio perde in casa contro il Netstal, mentre l'HCP vince in trasferta la prima partita di Coppa Svizzera contro il Weinfelden. Per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato, vi diamo appuntamento a Expo Valposchiavo che, come abbiamo già detto, aprirà i battenti questa sera e si concluderà domenica sera, quindi a tutti una buona serata. A buon sabato!